Buongiorno a tutti, sono Paolo Guanzani, amministratore delegato di Gerflor Italia S.p.A. Gerflor è una multinazionale specializzata nella produzione di pavimentazioni e rivestimenti in PVC, quindi siamo nell'ambito delle pavimentazioni tecniche che vedono il loro maggior impiego all'interno del settore ospedaliero. Un settore ospedaliero che ha visto un'evoluzione importante negli ultimi anni, vista la crisi che purtroppo c'è stata col Covid, quindi un settore in evoluzione che sta sperimentando e sta vedendo il futuro delle nuove strutture ospedaliere con dei nuovi paradigmi. Ci sono quindi paradigmi che vanno a considerare quello che è la modularità delle strutture. Lo sappiamo, quello che c'è stato la crisi del Covid ci ha messo di fronte al fatto che le strutture devono essere facilmente riorganizzabili. Quindi questo è uno dei paradigmi. L'altro paradigma riguarda ovviamente la maggiore informatizzazione, non sappiamo tutti, c'è l'automazione, c'è l'intelligenza artificiale, ci sono tutti i sensori, quindi stiamo di fronte ancora a un ospedale che sarà molto più interessato in modo massiccio dalla tecnologia. Tutti questi aspetti tecnici implicano ovviamente soluzioni tecniche anche nelle pavimentazioni e nei rivestimenti, che sono appunto quelle che i nostri prodotti consentono. Ma non è solo tecnico, l'aspetto ospedale, c'è ovviamente tutta la parte di umanizzazione del well-being all'interno dell'ospedale, che come sappiamo ha un grandissimo effetto su quelli che sono i tempi di recupero dei pazienti. Quindi anche tanto il colore, il concetto della biofilia e tutto quello che può aiutare il recupero veloce e lo star bene del paziente e dei caregiver. Altro elemento fondamentale che si è affacciato e che non si può non considerare è il rispetto per l'ambiente. Quindi le nuove strutture dovranno essere organizzate, strutturate con dei materiali che sono facilmente disassemblabili, che permettano quindi un facile riciclo e che quindi consentono anche, grazie alla loro leggerezza come appunto i nostri prodotti, di ridurre i costi di realizzo delle strutture. Quindi nell'ottica ovviamente di minori impatti ambientali e semplicità di recupero dei materiali e di riciclo degli stessi. Noi siamo presenti al CIS, siamo presenti con uno stand e vi aspettiamo per poter discutere di questi nuovi trend e illustrare le nostre soluzioni. Vi ringrazio, a presto.